Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Verbum Domini. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la festa di Sant'Andrea Apostolo cade il 30 novembre. Alcuni anni è l'ultima festa dell'anno liturgico, quando la prima domenica d'Avvento segue il 30 novembre, altri anni come questo è la prima festa dell'anno liturgico. Ed è bello e davvero provvidenziale, perché in effetti Sant'Andrea è stato il primo, insieme a San Giovanni Evangelista, a riconoscere Gesù, come dall'udito ha ascoltato Giovanni il Battista dire: «Ecco l'agnello di Dio», e ha subito seguito il Signore. Il Signore si gira e gli dice: «Che volete? Che desiderate? Signore, dove abiti? Venite e vedete». E stettero con lui. Subito poi Andrea cosa fece? Andò da Pietro, suo fratello, disse: «Abbiamo trovato il Messia», e Pietro andò. Questo fatto evangelico che abbiamo appena udito accade successivamente, in altro luogo, sulle sponde del mare di Galilea. E Gesù già li conosceva, Pietro e Andrea, e ancora una volta Andrea è fra i primi. Vedete, il primo insieme a Giovanni, ed è lui il primo ad andare ad annunziare il Signore. Hanno incontrato Gesù, non lo possono tenere per sé. Non l'abbiamo fatta anche noi questa esperienza? Quando abbiamo incontrato Gesù, la prima cosa, il primo desiderio è quello di comunicarlo, di farlo conoscere agli altri, di dare anche agli altri questa grazia che abbiamo ricevuto. E questo sentimento lo può capire chi ha incontrato Gesù. Chissà cos'è la fede, chissà cos'è vedere lo sguardo d'amore di Gesù su di sé e riconoscerlo e sapere che questo sguardo d'amore è su tutti, su tutti. Non è un caso ancora una volta che Andrea è proprio colui, Sant'Andrea è proprio l'apostolo che portò da Gesù per la prima volta i greci e i pagani. C'è a un certo momento che dei greci cercano Gesù, è Andrea che li va ad annunziare, è Andrea che va da Gesù e gli dice: «Ci sono dei greci che desiderano parlarti». È il primo davvero, e quindi è provvidenziale che cominci nel suo segno l'anno liturgico, perché nel suo segno in effetti è cominciata, per così dire, l'opera apostolica ed evangelizzatrice. È stato davvero il primo evangelizzatore, perché è stato il primo ad annunciare Gesù a chi? A San Pietro, suo fratello. E ancora, vedete, qui nel brano del Vangelo di San Matteo che abbiamo appena ascoltato, insieme a Pietro è il primo ad essere chiamato. E qual è la loro reazione quando Gesù li chiama? La loro reazione è: subito lasciano tutto ciò che stanno facendo, subito. Quando Gesù passa, quando Gesù chiama, quando Gesù ci manda una ispirazione, non dobbiamo rimandarla.
Non dobbiamo rimandarla, perché se la rimandiamo la perdiamo. Ecco l'esempio dei santi apostoli. Si sentono chiamare dal Signore, subito lasciano quello che stanno facendo, sentono che quello è l'agnello di Dio, subito vanno e gli dicono: Signore, dove abiti? Perché? Perché hanno capito che non c'è nient'altro di più necessario, anzi non c'è nient'altro di necessario nella vita umana che la proiezione verso la vita eterna, e solo il Signore Gesù ci dà questa proiezione, perché solo Gesù ha parole di vita eterna. Allora, cari fratelli e sorelle, oggi preghiamo Sant'Andrea, nel segno del quale comincia questo nuovo anno liturgico, affinché anche noi possiamo, nelle nostre vite, nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre famiglie, essere come Lui, zelanti annunciatori di nostro Signore e Suoi testimoni. Perché come ogni altro apostolo, escluso San Giovanni, il quale non per suo demerito, ma anzi per pura grazia del Signore, Sant'Andrea lo ha testimoniato fino al martirio, fino al versare il proprio sangue. Il martire è proprio questo, il testimone è proprio questo. Il Signore glielo aveva detto: mi sarete testimoni, in greco, sarete miei martiri, fino ai confini della terra. E così dice il Signore a tutti noi: anche noi dobbiamo essere Suoi testimoni, anche noi siamo chiamati a essere Suoi martiri. Siano lodati Gesù e Maria.